E buongiorno mie amate pussole. E anche quest'anno eccoci qui a... Lo vedete? Non so perché c'ho gli occhiali. Sì, a Mirabilandia, perché Dante non è mai stato a Mirabilandia, vero? E allora io, Andre, Ferruc, papà, Nicole, Simo e Sabri siamo venuti per fare qui questa fantastica giornata. Allora, Dante non può fare tantissime cose, ma alcune cose sì. E quindi andremo a fare tutte le attrazioni, le giostrine, i meet and greet che potrà fare il nostro piccolo bambino. Ma subito un commento a caldo di Ferruccio di questa giornata. Quindi devo togliere la giacca. Esatto, perfetto. Siamo pronti, sono un po' raffreddato. Ma fa niente, va bene. Ma farò il babysitter estremo. Volevo interrompere, ma la regia pelata ci sta chiamando. Crava pelata, andiamo, arriviamo, crava pelata. Cosa abbiamo? Il pass d'oro. Gold. Grazie Mirabilandia. Perché ce li ha regalati Mirabilandia. Beh, quindi entriamo. Entriamo perché così non facciamo le file. Esatto. Grazie ma Mirabilandia. Il chioschetto degli hot dog. No, il chioschetto degli hot dog. Sì, dobbiamo fare le file. Siamo entrati a Mirabilandia. La Niki ha visto i cavalli, ci vuole salire. Niki, andiamo subito. Io e te e Dante sui cavalli. Prendilo Niki, prendilo. Noi, per una questione di statura di Dante, dobbiamo stare per forza sulla carrozza. Quindi la Niki sarà la cavaliera, no, l'amazzone, l'amazzone della nostra carrozza. Andiamo, andiamo. Cosa fai? Stai giochi facendo con la i piedi? Trave? Bravo amore, la trave! Sì, perché tu non andrai mai sui cavalloni e andrai a fare la ginnastica artistica. Ma non lo so! Oh, oh, la trave, bravo bim, bravo! Lui sta già guardando i cavalli, ma vuole sì. Tu devi andare a cavalcare! Mi ho già cacciato dalla ciao, carrozza! Ciao papà! E come fai a muovere la carrozza se non cavalli? Vado! Dai Niki, veloce! Veloce che parte, Niki! Si vede che si rispetta. Si vede che va a cavallo, vero? Eccoli! Eccoli! Piano! Ciao! Ciao! Beh, dovete riempire un po' il video, fate dei balletti. Vai Andre! Che bravo! Bravo! Siete questo! Ah ah ah! Pezzo forte qua! Eccoli di nuovo! Sì! Eccoli! Entusiasmo! Eccoli! Bravissimi! Grazie papà! Ti è piaciuto piccolo? No, non ha capito niente per me. Ti è piaciuto? No. Mi è piaciuto! Ma i bambini quando iniziano a capire? Non lo so. Perché per me non ha capito di essere sulla giostra dei cavalli. Cioè per lui eravamo seduti su un muretto. Però un muretto che gira. Devi uscire, grazie, arrivederci. Adesso andiamo a fare l'high speed. E se avremo, sì subito perché almeno abbiamo digerito la colazione, non abbiamo ancora mangiato. Puoi comprare il video. C'è modo, se teniamo il telefono in tasca sigillato, di registrare l'audio? Sì, non si sentirà benissimo. Vabbè, ci proviamo. Giusto un po' di grida, sì. Perché per sicurezza non si può registrare. E quindi i telefoni vanno messi in tasca, chiusi. Noi proviamo comunque a mettere l'audio, così avremo il video, se riusciremo a trovare la postazione col video, in sincro con l'audio. Tremano le gambe, sì, andiamo a vedere. Se abbiamo il video, vi dico solo che non ho parlato praticamente niente perché ero terrorizzata. Stiamo acquistando il video, ragazzi. L'anteprima, questa è l'anteprima della mia faccia. Potrete capire, ha legato tantissimo, io un po' meno. Il video è questo. La cosa divertente è che ho convinto mia sorella a salire dicendo sì sì, super easy, sali con Ale. Quindi lei sta salendo ma morirà d'infarto. No, mi sono cagata. Lo sapevo.
finito, bello, però dopo lo rifaccio. Invece non l'ha rifatto. Elimino la prima parte, sì, ok. Ma tu che cosa ha detto quando no, non lo vogliamo sapere, non lo vogliamo sapere. Facciamo così. Porca! Così. Però bello. Bello, 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 lo rifaccio dopo però. Non l'ha rifatto. È pomeriggio tardi, andiamo. Vorrei far vedere l'interesse per Dante di Mirabilandia. Allora, adesso è il momento delle torri. Ce n'è una che sale velocissima e una che scende velocissima. Siccome poi voglio farla quando Dante si sveglia. Invece non l'ha fatta. Voglio fare quella che sale velocissima, gli altri ora faranno quella che scende velocissima. Scusa, ma sei la Sabri? Sì. Andrea sta replicando le bimbe di poco fa. Stiamo aspettando Ale che in teoria dovrebbe salire lì. C'è un piccolo problema tecnico. Vai, quale? Allora, Pika è quella figura nera più esatto. Al centro. E Sabri è più a destra. Pronto? Forza amore, sulle mani! Tu riesci a riconoscere le mani? No, i piedi sì però. Ora... Mica si riconosce per le urla. Commenta a freddo di questa esperienza. Oh, che paura! A caldo, a freddo è quando no, riposi. No, tu di a freddo perché sto sudando, quindi almeno penso che mi è piaciuta molto. Ora la prossima attrazione la scelgo io. Baracchino del cibo! Simo, sei d'accordo? Sì. Sì! Questa sarà tipo la mia preferita di oggi. Allora, Sabrina adesso è partita che stiamo andando a mangiare. Però prima di venire qua lei mi ha detto no, faccio tutto, quindi adesso la costringerò a venire su Catun. Mamma, dove andiamo? A mangiare. E invece, dato che è di strada, andiamo a far Catun. Tanto lui è sveglio, no, non hai nessuna scusa. Cibo dorme. No. Hai detto che facevi tutti, lui è sveglio. Ok, però prima andare dalla zia. No, ok, prima di andare voglio fare questo qua. Maschi contro femmine. Facciamo io e Niki, le sorelle contro i fratelli. No, facciamo. Ok, io punto su. Tu sei il mio cavallo di battaglia. Praticamente è già un punto vostro. Sei al limite di peso. Imparate a mettervi le chiappe al vento. Allora, uno, due, uno, due, uno, due. Sabri, ti svelo un segreto. No, se scorreggi, nessuno lo sente lì. Quindi, Niki, facciamo la prova. Ok, perfetto, perfetto. Campioni e grazie per aver partecipato. Ma sapete cosa è successo? Io ho rubato tutta la corda alla Nicole e lei non riusciva a tirare. Quanti anni è che vi allenate in questo sport? Tanti. Cioè questi fisici. Avete dei trucchetti da dirci a noi comuni? Sì. Siamo appena scesi da Catun e io ribadisco ancora una volta questa cosa, che la gente ha paura di Catun perché vede questa roba. Io la trovo invece bella, easy, ma veramente easy, super easy, 100-0 a livello di paura, high speed. Comunque adesso arriverà il video. Figlio, gli ho dato una patatina lunga un chilometro, non è già metà. È buona la patatina di mami. Allora, siamo arrivati a... Dove amore? Adesso si è messo un bastoncino di legno in bocca e io potrei impazzire. Vai, vai. Allora, abbiamo preso un hamburger. Amore, no, ti vedo cosa stai facendo. Un hamburger davvero buono. Che costicchia, però proprio perché è buono, buono. Bello. Le patatine deliziose. Ah, amore. Adesso devo cercare. Ma voi dà fastidio se faccio così? Ah, potete scrivere nei commenti se vi dà fastidio? Ah, mi puoi staccare la pannocchia, amore? Non riesco a guardare. Grazie. Che buona. Effettivamente mi piace il popcorn, mi piace anche la pannocchia, giusto? Gli altri sono andati a fare delle attrazioni d'acqua. Io e Andre invece abbiamo detto andiamo a prenderci un gelato, ma ho trovato tipo un negozio di SpongeBob.
quindi vorrei trovare qualcosa per fare un regalo a Dante e al suo papà. E magari anch'io qualcosa di familiare, adesso cerco. Sono, guarda che bello, il cappello di Squiddy. Se troviamo anche quello di SpongeBob c'è. E se trovassimo anche quello di Patrick, potremmo fare uno io, uno Dante e uno papà. Adesso spingo e faccio vedere tra poco i miei acquisti, perché devo guardare ogni cosa. Raga, ho fatto un disastro, ve lo dico, non vi ho ancora fatto vedere niente. Ho speso già 170 euro e sto per sto per comprare un'altra cosa, quindi spenderò in totale 200 euro, ma vale ogni euro questa cosa. Adesso, prima di andare dai ragazzi, siamo andati, io adoro i negozi di targhe, ho sempre fatto fare le targhe e visto che non ho preso il regalo a Sabri e Simo, ho fatto fare una targa con scritto Sabri Love Simo con le ventose. Una domanda. Ma Sabri non sono io. Io ho la targa della mia macchina che si sta staccando perché sono stata derita, posso rifarla direttamente? Sì. Perché mi costa meno magari. E tra l'altro c'è la ragazza che mi stava facendo le targhe che mi ha riconosciuto e allora l'ho specificato, no ma Sabri non io, cioè non è che io amo il fratello di Ale, no, io sono già sposata e ci tenevo a dirlo. Quindi avremo un regalo anche per lei. L'unica che manca con il regalo che si offenderà come una pazza è Nicole. Quindi non possiamo andare via senza aver preso il regalo a mia sorella, perché sennò si offende giustamente. Le prenderemo. Mamma mia, siamo venuti in questo negozio apposta per lei per prendere le caramelle, vero? Allora, sì. Sì. No, vorrei prendergli, però non so se lo mangia. Lo zucchero filato a forma di fiore, guardate che bello. Glielo crea a forma di fiore. Oddio, quello che abbiamo preso in Giappone. Bellissimo. Non glielo prenderemo. Finalmente il gruppo è tornato. Io e Andre ci siamo presi la granita e poi siamo stati un'oretta ad aspettare che tornavano. È il momento dei regali. Il regalo per Sabri e Simo per la casa nuova. No, ma che bello. Sabri e Simo. Per Nicole abbiamo... Apri. Ah. No, bellissimo. La maglia. Poi amore per te, c'è un delirio di cose. La prima è questa. Aprili. È una felpa. Che non bella. Ce l'avevi? Richiudi gli occhi. Abbiamo il pezzo forte. No. Ecco, senti la nicchia. No. Ma è la mia felpa preferita. Lo sapevo. E nonno, vieni qua perché adesso ce n'è uno per papà, nonno e il nipotino. Inizio mettendo il mio. Ok, poi vado a darlo a Dante. Amore. Poi vado a darlo al papà. Ma bellissimi. Dai, non fare, anche io voglio capire. E ce l'abbiamo anche per il nonno. Tu sei? Sì. Ma bellissimo. Non sono finiti i regali. Ma cos'è? Capodanno, Natale. Questi per Dante. Ma bellissime. Questi per il suo papà. Ma wow. Questi sono per il suo papà. Ma questi sono i regali più belli che abbia mai ricevuto. I regali più belli che abbia mai ricevuto. Abbiamo quello per nonno, che con il cappello abbiamo anche. Ma merce bellissimo. Infatti ho pronto il negozio. E per papà Plankton. Abbiamo anche Plankton. Dai un voto a questi regali. 100. 100. Sono i miei regali più belli di sempre. E basta, adesso faremo gli ultimi giri e poi chiuderemo questo video. Ho speso una cifra, ma fa niente. Chiudiamo questo video Mirabilandia andando sul trenino Santa Fe. Ti va di andare con la mamma sul trenino? Ecco che partiamo. Ecco. Tutu. 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 Sì, grazie per aver guardato questo video di Mirabilandia. Io guardo fuori perché mi piacciono molto i funghetti. Sono un bambino fortunato perché è stato dappertutto quest'anno e quindi... Vabbè, faccio io, vi mandiamo un bacio gigante. Fateci un bel commentino qui sotto nei commenti che noi leggiamo tutti. E Dante farà una bellissima faccia. Le foglie! Per chiudere questo video. Bello, si diverte con poco. Il trenino ciao!